Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Eccoci a bordo, pronti per una nuova avventura. Cintura. Vista la temperatura che si accende, non si muore. È abbastanza proibitiva. No, le chiavi ci sono. Non demordiamo. Non ci perdiamo d'animo. C'è nemmeno lo specchietto. Perché il cruscotto mi dà 29 gradi, ma secondo me c'è qualcosina di più. La rinfrescata di ieri. Certo, avete come extra avete una sede immersa tutto sommato nel verde. Un bel parco, sì. Un bel parco adiacente. Sarebbe una bella sede, un po' datata, ma speriamo nei prossimi mesi di ristrutturarlo un po'. C'è anche questo un progetto, perché progetti. Assolutamente sì, no. Progetti di extra sono tanti. Insieme a CoinGas stiamo anche valutando di fare una piccola nuova sede per CoinGas, che abbiamo intenzione di rianimare anche dal punto di vista industriale e imprenditoriale con Staderini. E noi vorremmo, sia come extra, ora paghiamo un affitto a CoinGas, alla vecchia società, e pur avendo, diciamo, a nostro carico la manutenzione straordinaria, è un peccato fare grossi investimenti non essendo tu alla sede, quindi stiamo valutando di acquistarla da CoinGas per poi ristrutturarla. Dove si va? Di solito facciamo un giro per la nostra splendida città, che ricordiamocelo sempre, è una bella città. Bellissimo. Poco valorizzata, ma è una bella città. No, dai. È vero? Una gran bella città a misura d'uomo. Io più vado in giro più apprezzo il ritorno a casa. Poi ho la fortuna di stare in campagna, quindi un po' fuori Arezzo, e quindi l'apprezzo ancora di più, ma anche, insomma, anche la città non è male. Vabbè, avrebbe bisogno di un rilancio dal punto di vista economico, no? Una volta. Ma è la parte più complicata e più sofferente, perché questa è una città che è passata negli anni 50 dalla mezza Adria all'industria orafa, come tante zone d'Italia. Ora non sono passate all'industria orafa tutte, però questo è quello che abbiamo sviluppato noi. Per non parlare poi del tessile, della parentesi importante della Debole, che ha portato il secondo stipendio a casa, facendo occupare molte donne, molte reti negli anni 60-70. Ora avrebbe bisogno di una nuova via, che secondo me passa sia dal rilancio del nostro patrimonio economico principale, che è appunto il settore orafo, che va maggiormente tutelato in ambito legislativo e rilanciato a livello territoriale, e perché ricordiamoci che ancora da circa 17.000 occupati in questa città il settore orafo, quindi è l'economia retina, non è quella di 20 anni fa, però da qui si deve ripartire, e la ricetta secondo me è anche quella che sta seguendo l'amministrazione nel rilancio del patrimonio culturale da associare al patrimonio economico. Cioè bisognerebbe fare di Arezzo, comunque comunicare l'Arezzo città dell'oro insieme ad Arezzo città di Piero, ad Arezzo città di Guido Monaco, ad Arezzo città della Giostra del Saracino, della Fiera Antiquaria. Quindi serve una grande operazione di marketing territoriale su base internazionale, che faccia sostenere sia la città dell'oro sia la città d'arte, e l'una deve in qualche modo spingere l'altra, ma vanno collegate queste due anime della città, quella artigianale, industriale, laboriosa, con quella che esprime un patrimonio culturale immenso. Ora il sindaco ha
voluto con grande determinazione la Fondazione Cultura, che poi è la Fondazione Guido d'Arezzo, che per fortuna non gli ha cambiato nome, che è rivisitata e corretta, a cui è affidato tutta la gestione degli eventi culturali, e dovrebbe, come dire, tenere un altro passo, perché non ha più i lacci e i freni della pubblica amministrazione, cioè uno strumento innovativo e moderno che si muove più agevolmente per produrre eventi. Anche ricordiamoci che anche la città della musica Arezzo, no? Essendo affidato Fondazione Guido d'Arezzo, infatti, che prende il nome da Guido, il monaco che ha, diciamo, inventato il pentagramma o la quinta riga, che insomma rappresenta il massimo a livello, diciamo, storico musicale, quindi non possiamo non essere la città della musica. In molti diffidavano delle ultime iniziative programmate dal comune, come l'opera, la lirica, ha fatto pochi giorni fa la Bohème, il 26 agosto ci sarà la Tosca, sono stati dei grandi eventi molto partecipati. Io ero un po' preoccupato perché non c'è un pubblico vasto ad Arezzo, educato alla lirica, no? Storicamente non ce l'abbiamo mai avuta, quindi, grandi eventi. Invece c'è stata una risposta incredibile in una cornice meravigliosa dell'Anfiteatro Romano, che viene sfruttato poco o pochissimo, niente. Ma lì c'è un problema, che come al solito questo tipo di strutture dovrebbero essere affidate al comune. Lì purtroppo o per fortuna, secondo i punti di vista, c'è la sovrintendenza, quindi è farraginosa la possibilità di utilizzarlo, servono permessi, consensi, cioè non è così agevole. Anche quello è un luogo che dovrebbe essere gestito direttamente dal comune, così come dovrebbe essere gestito dal comune, e so che Ghinelli ci sta lavorando, gli affreschi di Piero. Il sistema museale dovrebbe avere un'unica regia, noi ci siamo musei statali, musei comunali, gallerie. Bisogna riuscire a organizzare al meglio l'offerta culturale, però insomma su questo Ghinelli sta lavorando molto energicamente. Anche l'apertura dei musei, io ho scoperto facendo uno dei tanti miei servizi che il museo lì vicino a San Laurentino, un museo famoso, è sempre chiuso. Dice, un problema la spiegazione che mi hanno dato è perché manca il personale per aprirlo. Insomma, no, sono tranchant su questo. Per me, come dire, la cultura deve avere un uso pubblico, ma queste strutture vanno privatizzate nella gestione. Tanto se la logica è quella pubblica, del dipendente pubblico, del dirigente pubblico, del funzionario pubblico, quando hai fortuna che c'è un uomo appassionato, un uomo preparato, un sovrintendente dinamico, qui ci sarà la sovrintendenza che ci ha impedito di mettere una ruota panoramica al Prato, che in tutto il mondo mettono le ruote, una giostra 15 giorni perché produce un inquinamento luminoso e deturpa lo skyline. Ma siamo la follia per farti capire, no? Com'è l'Italia. Quindi per me il patrimonio, come dire, la gestione andrebbe modernizzata, non, come dire, negando nemmeno forme di privatizzazione che danno efficienza, quindi uno gli trova una gestione più efficiente. Danno in mano un'associazione culturale o una società di settore, vedrai come funzionano i musei, ma serve un'unica regia. Senti, per le buche chiamiamo in diretta il Gamurrini. Sì. Non ho una grande interlocuzione, è un tipo molto chiuso come amministratore ermetico, quindi non lo so, sai. Però si impegna, dai, questo gli va riconosciuto. Sì. Si impegna anche troppo in qualche, come dire, dovrebbe frenarsi, soprattutto quando pensa agli alberi, alle potature, quelle cose lì, però insomma, a parte le battute, è un'amministrazione che ha trovato una città disastrata. Nella manutenzione non si spende da 10 anni. Addormentata. No, ma proprio una questione di manutenzione, non si spende da 10 anni, dai tempi dei Lucherini che questa città non godeva di investimenti importanti sulla manutenzione. Io credo che soprattutto un'amministrazione di questo tipo debba investire molto di più
e le risorse sono, diciamo, sono importanti, insomma, perché per risistemare tutto il patrimonio viario è uno sforzo enorme. Però insomma, se si programma e ci si impegna un pochino, penso che i risultati arrivano. Francesco, la tua presidenza Estra, dobbiamo toccare questo argomento doverosamente. Estra è un'azienda in crescita che guarda al futuro, alle energie rinnovabili, è un'azienda in forte espansione. Estra è veramente un unicum nel panorama delle aziende di origine pubblica. Io per primo sono rimasto sorpreso, ho avuto già modo di conoscere in passato aziende pubbliche, municipalizzate, ma Estra è un'azienda vera che di pubblico ha solo l'origine e la mission aziendale, o meglio, sente una forte responsabilità sociale. Io penso di aver dato il mio contributo con la mia, diciamo, formazione manageriale e imprenditoriale, ma anche con la cultura amministrativa, ho dato un ulteriore impulso. Oggi Estra è una realtà ancora più grande di come, diciamo, l'ho trovata. Siamo passati da 800 milioni di fatturato a più di 1 miliardo e 100 circa di fatturato, un EBITDA di quasi 90 milioni, occupa 700 persone, e ormai sta spaziando territorialmente in tutta Italia. Siamo fortissimi nelle Marche, siamo la prima azienda nelle Marche e in Toscana, il nostro territorio principale, però come vendita di energia siamo in tutta Italia. Siamo cresciuti molti per acquisizioni, per linee esterne, cioè per operazioni di merger and acquisition, no? Per M&A, e stiamo crescendo, vogliamo diventare una delle più importanti a livello italiano, lo siamo già, siamo la quinta, ma possiamo crescere ancora, con l'obiettivo però, diciamo, ce ne abbiamo uno verticale, quello di crescere in Italia, uno orizzontale di crescere in Toscana, e qui ho contribuito a determinare una nuova linea. Vorrei attuare il progetto Multi Utility in Toscana. Secondo me c'è bisogno di una gestione con un approccio moderno, industriale, ma che tenga fede alla missione pubblica e al governo pubblico dei servizi pubblici. In questa regione si è sbagliato fin troppo in questi 20 anni, perché abbiamo affidato a società miste la gestione dell'acqua, abbiamo affidato a società miste la gestione dei rifiuti, e è successo che si è allontanata la gestione del servizio, i sindaci hanno contato nel tempo sempre di meno nella, come dire, nella organizzazione della gestione di questi servizi, e noi su input dei sindaci stiamo recuperando la governance pubblica. Si partirà con i rifiuti, perché sei Toscana in condizioni non buone, quest'anno ha fatto un bilancio con una perdita di oltre 4 milioni e mezzo di euro, c'è grande preoccupazione anche per il personale, visto il decreto dignità che irrigidirà la possibilità di assumere o di rinnovare i contratti, soprattutto degli interinali. C'è anche un problema, diciamo, che deriva da, secondo me, un modello sbagliato e non efficiente di raccolta dei rifiuti, che molti sindaci spingono sbagliando sulla raccolta porta a porta, su un modello di differenziata non efficiente. Questo ha portato a un'assunzione di persone anche eccessiva, perché sono servizi molto costosi, oltre che impegnare molto anche i cittadini. No, senza, come dire, non metto in discussione il sistema in generale, perché bisogna andare verso la differenziata, però se non c'è un'economia circolare ben organizzata a valle, si rischia di faticare due volte. Insomma, il sistema è fallace, poi c'è una forte litigiosità tra compagine privata e pubblica, e noi non possiamo più lasciare in mano a soggetti esterni che pensano al business, no? Nella gestione dei servizi pubblici. Bisogna recuperare sempre con efficienza, con un approccio imprenditoriale e industriale, ma ritornare alla missione pubblica. Quindi Estra sarà impegnata nei prossimi mesi anche a questa crescita, in questa crescita orizzontale, perché io sogno di fare di Estra un'azienda capace di offrire, come già fa in parte, servizi di telecomunicazioni, servizi ambientali,
servizi di erogazione di energia, luce e gas, e domani chissà anche la gestione dell'acqua, perché anche lì ci siamo affidati 20 anni fa lì una CEA, gestione molto molto criticabile, sono delle bollette salate, no? Cosa... l'acqua più cara d'Italia, ad Arezzo in particolare. Ma perché? Perché si è privilegiato un'impostazione che è efficiente dal punto di vista, diciamo, dei numeri, però pagata a caro prezzo dai cittadini. Anche qui bisogna ritornare a un modello più territoriale e pubblico. Non, come dice qualcuno, mettendo le lancette indietro agli anni 90 con una gestione municipalizzata della vecchia azienda comunale in house, che sarebbe una follia, perché gli investimenti vanno fatti, servono tecnologie, servono competenze. Non è pensabile riaffidare la gestione dell'acqua allo stagnino del comune, no? Ci vuole un'azienda, un player industriale che faccia economia di scala, che sia in grado di fare investimenti, sennò si finisce per farli pagare sempre solo ai cittadini. Qui si è chiamato gli stranieri, ma hanno continuato a pagare i cittadini. Hanno preso il buono e ci ha lasciato il conto da pagare. Salato, è che 20 anni fa pensavano di fare una genialata chiamando i big di Acea o di Suez, per carità, grandi e rispettabilissime aziende, ma vengono qui per guadagnare. Ovviamente. E io credo che sull'acqua bisogna guadagnare per garantire gli investimenti, e se fai pagare salate le bollette, almeno fai in modo che i soldi rimangano qui, cioè gli utili che produce questa azienda li rimetti in circolazione, sostenendo le persone meno abbienti, abbattendo le bollette di chi non se lo può permettere, o facendo investimenti poderosi, portando l'acqua buona dove ancora non è buona, perché mica in tutto il territorio della provincia di Arezzo, cioè, va in Val di Chiana, c'è l'acqua rossa ancora, non è arrivata, no? Manca qualche potabilizzatore, però... Adesso i soldi vanno in Francia e a Roma. Un aretino, quando paga la bolletta, va la metà, rimane in teoria Arezzo, l'altra metà se ne va a Parigi e a sostenere l'amministrazione Raggi, cioè il comune di Roma. Noi con la bolletta d'Arezzo ci si paga le buche, ci si riempie le buche a Roma. Questo è, mi sembra una scelta avveduta. Si spera che, come ha proposto Estra, nei prossimi anni si possa subentrare a questi grandi player e operare nell'interesse di questo territorio. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Francesco, entriamo sul personale. Cioè, te hai una grandissima passione che è il cavallo, ecco. Come è nato questo amore, chi te l'ha attaccato, parlaci un po' di questo tuo rapporto con questo splendido animale, perché insomma il cavallo è qualcosa su... Come dire, in generale è un approccio naturalistico, insomma, della vita, nonostante uno dice cavolo, ma che mi dice, ma che pensavo fosse una persona tutta più cittadina. In realtà io, come dire, sono stato... non dai miei genitori, ma dalle amicizie, dai percorsi anche politici, culturali, c'è un approccio, diciamo, alla natura particolare, mitico, no? L'idea del viaggio, il rapporto con gli animali, ho una visione antropocentrica, nel senso con l'uomo al centro della natura, non la natura asettica, non ho una cultura ambientalista, ho una cultura ambientale, no? Naturalista, e quindi... ho sempre avuto quest'idea mitica della natura, e il mezzo più adeguato per viverla, secondo me, è un
un animale meraviglioso come il cavallo, quindi per me il cavallo è un compagno, è una specie di amico col quale viaggiare, ecco, non mi sono mai appassionato a discipline sportive, anche se ne ho praticate alcune. A me piace la monta da lavoro, quella di tradizione americana, e all'inizio diciamo, è un gruppo di amici mi hanno introdotto e fatto appassionare. Fin da piccolo sono salito sui cavalli, c'è un aneddoto carino che riguarda anche il rettore di Sant'Andrea, che è un mio storico amico, facevamo l'elementare insieme, Maurizio Carboni. Non sapevamo cosa fosse un cavallo, ma tipo all'elementare facevamo, non so se la quarta o la quinta, andammo al chiodo fisso dove c'era il nonno dell'attuale gestore e vedemmo due cavalli bianchi. E gli disse, si vorrebbe fare una passeggiata, ce li dai quei due cavalli? E lui, questo anziano signore, gli disse, ma siete capaci? Sì. Si disse, sì, siamo capaci. E noi si salì come dei matti responsabili e facemmo tutta la zona, entrammo nella proprietà del Capacci, c'era una villa lì importantissima, facemmo tutto il crinale sotto la giostra, arrivammo, io abitavo a quell'epoca a Matrignano, facemmo tutte quelle colline e andammo a casa col cavallo e poi tornammo lì. Al ritorno Carboni e Maurizio cadde anche da cavallo perché saltammo un fosso e lui non riuscì a stare in sella, quindi dovetti portare due cavalli al ritorno. Quindi fu una bella prova, un bel battesimo. Infortunato. Sì, ma leggermente, ero preoccupato, pensavo al peggio, però sai, da piccoli si rimbalza, no? E quindi da quel giorno lui ha smesso di andare a cavallo, cioè ha iniziato e ha smesso, nonostante faccia il rettore o il cavallo ha poco a che fare, mentre io ho continuato, quindi ho sempre andato a montare. Poi diciamo adolescente, tarda adolescenza, ho avuto i primi cavalli fino, insomma, poi mi è esplosa in realtà tardi, perché poi verso i 18 anni, 19, ho cominciato proprio ad avere il mio cavallo, grazie alla famiglia Veneri, a Carlo, che mi vendiede una bellissima argentina da polo, Morocia, cominciai in maniera intensiva ad andare a cavallo tutti i fine settimana, insomma, tutte le volte che potevo, e quindi il cavallo ha sempre scandito la mia vita di riserva, il mio tempo libero. Tutti i miei amici, diciamo gli amici più importanti, ruotano attorno ai cavalli, alle passeggiate, alle escursioni. Poi ho seguito moltissimo sia Luca che Gabriele Veneri quando facevano i giostratori, quindi li aiutavo, ci si allenava insieme, quindi ci andava anche in vacanza con i cavalli, perché essendoci il saracino bisognava essere sempre allenati, e io gli facevo un po' così di compagnia, stavo sempre a cavallo. Ogni tanto vedo qualche tuo post, che diciamo l'80% dei tuoi post riguardano i cavalli, dai. L'80% è extra, sarebbe meglio facessi più cavalli che lavoro, però vabbè, è una cosa meravigliosa stare a cavallo, perché viaggi a una velocità e con un punto di vista più vicino all'uomo. È incredibile anche conoscere dal punto di vista orografico il territorio, viaggiare, arrivare. A me piace fare lunghe escursioni, io sono andato più volte da Arezzo fino al mare o in altre zone della Toscana, sono arrivato a fare anche 600 km a cavallo senza fermarmi in 9 giorni con 2 giorni di pausa, per dire, il giro della Toscana l'ho fatto tante volte. Ora lo facevo più da fidanzato, quando avevo meno impegni, però ecco, recentemente abbiamo organizzato una bellissima escursione nelle zone del terremoto con 130 cavalieri per beneficenza, abbiamo portato un po' di vita e un po' di risorse, abbiamo fatto da Visso a Amatrice, più di 100 km, percorsi faticosissimi, abbiamo proprio girato tutti i comuni terremotati, abbiamo fatto Visso, Norcia, e Amatrice, è stata un'esperienza incredibile. E poi ogni anno facciamo il cimento invernale con Alessandro Visi e l'associazione
il cimento invernale, che è una storica manifestazione, la prima in Italia, viene da cimentarsi, che è una prova molto dura perché si fa in inverno, dicembre, 8 dicembre. Ma poi Francesco, il cavallo ha un fascino suo tutto particolare, no? Il cavallo è un animale molto intelligente, sensibile, che ha sempre qualcosa molto da insegnare all'uomo. È incredibile, ma c'è un detto che secondo me corrisponde alla realtà, che dice: c'è qualcosa nel fisico del cavallo che ti avvicina allo spirito dell'uomo, ti avvicina a te stesso, è come una, come dire, un mezzo di trasporto anche interiore, no? Perché non è solo stare con un animale come può essere un animale affettivo, un cane, no? Che è un'altra cosa meravigliosa, ne ho due. Ma il cavallo ci stai sopra, le tue gambe, le sue gambe diventano le tue, le sue orecchie, i suoi occhi quando ci vai in giro, quindi diventi un unicum e ti dà delle emozioni incredibili, quindi insomma è una cosa che fa bene non solo al fisico, alla mente, ma allo spirito, quindi lo consiglio a tutti e poi ti dà tanta umiltà perché è un animale molto importante, serio, delicatissimo, complicato e ti devi sentire umile, devi essere umile quando stai col tuo cavallo, devi lavorarci, devi essere in grado di addestrarlo continuamente anche se è un cavallo già fatto, non si smette mai di imparare e è un percorso incredibile insomma. Vabbè. Una scuola di vita, dai. No, diciamo che è la mia vita di riserva. Io ho vita di riserva, posti di riserva, ti potrei parlare dei Sibillini dove vado sempre a cavallo, c'è i miei amici, anche quelli, poveretti, terremotati, a Castelluccio di Norcia, ma vabbè, ne parleremo un'altra volta. Da qualche anno hai intrapreso questa carriera manageriale, ma ti manca un pochino la politica? Visto che sei stato un grande protagonista della politica. Sì, anche grazie alla politica che ho acquisito questo ruolo molto importante. Io credo di aver trovato la mia dimensione più adeguata. Oggi la politica è più degradata, deteriorata. Ho avuto già grandi esperienze politiche amministrative. A me piace occuparmi del territorio. Non mi è mai appassionato anche l'idea, no? Quante volte i miei amici, i sostenitori mi hanno detto: ma quando vai in Parlamento? Non vi nascondo che ho avuto anche l'opportunità, soprattutto recentemente, ma a me mi è sempre piaciuta la dimensione del servizio pubblico, del territorio. Poi chissà, un domani riprenderò e magari farò anche un'esperienza a livello superiore, però oggi mi entusiasma dare il mio contributo in una dimensione più imprenditoriale, manageriale, ma con chiaramente il patrimonio politico, culturale e amministrativo che ho e che mi sono fatto in questi più che 20 anni di esperienza, perché nel 95 sono entrato in consiglio comunale la prima volta e grazie a questa mia esperienza che sto svolgendo penso al meglio delle mie possibilità questo ruolo, però oggi si fa più amministrazione e più politica nelle aziende importanti come Estra, perché svolgono una mole di lavoro tale in termini proprio di servizi erogati. Poi pensa a quanto interviene Estra nelle politiche culturali, musicali, sociali, sportive. Estra è diventata ormai la società che più sostiene e sponsorizza tantissime iniziative, quindi anche in questa dimensione conservo la possibilità di esprimere degli indirizzi in maniera adeguata, sempre concertate con le amministrazioni che mi chiedono un sostegno, però non mancano le opportunità, quindi sto bene a fare quello che faccio, sono abituato a iniziare e a finire le cose in maniera adeguata, quindi non è che sto a fare il presidente di Estra pensando a qualche altro obiettivo, penso di fare bene questo che sto facendo ora perché è una cosa importantissima che stanno, diciamo, riconoscendo in molti e è destinata a crescere, quindi c'è un grande affare e non posso certo immaginare di mollare.
Allora, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, ora non diciamo tantissimi, ma insomma tanti, molti, non possiamo a specificare perché sennò insomma, andare indietro nel tempo mi provoca ultimamente un po' di malinconia abbastanza accentuata. Ecco, ci siamo conosciuti in curva, insomma, eravamo lì a tifare per l'Arezzo, c'è stata questa grande passione che poi piano piano un amico, ecco. Dei tempi di Tovaglieri, che erano quelli tempi. Tovaglieri, sì. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare della scomparsa in questi giorni di povero Terziani. È vero, no, è un pezzo di storia importante, che sarebbe un pezzo di storia dell'Arezzo Calcio. È vero. E niente, ci siamo conosciuti lì, sì. Era una gran passione, da ragazzo ho avuto questa stagione molto intensa anche come diciamo, partecipazione al tifo e ho nostalgia, sai di che? Delle fotografie. Le ricordi? Le fotografie si collezionavano anche, è vero, di tutti i giorni, nessuno mai le ricorda. Le fotografie delle curve. Del tifo organizzato, era una meraviglia, no? E c'era sul Guerin Sportivo una rubrica, il mercatifo, lo ricordo. Ma a me mi ricordo proprio toccarle, guardarle, si scambiavano a scuola, anche delle trasferte delle altre squadre. Vabbè, è una stagione bella anche quella perché è legata comunque alla gioventù, devo dire che non ho mai ecceduto, nel senso ho sempre stato un tifoso ordinato, a parte qualche momento drammatico che abbiamo visto ad Arezzo in trasferta, non per colpa nostra, non so. Ti ricordi il Bologna, quando i tifosi del Bologna che col corteo arrivano verso lo stadio? Io scappai, mi rifugiai in chiesa al Bargiotto, davanti al Bargiotto. Io mi ricordo chiesa, quelli dell'Atalanta, insomma, basta, me va. L'Atalanta erano tremendi, mi ricordo il Atalanta. E un'altra cosa meravigliosa è quando quelli della Lazio ruppero le inferriate, che sembrava venissero di là, è vero, è vero. Erano così tanti. Perché noi ci stava anche la forza di provocare anche i leoni, no? Ma a parte questo, insomma, adesso è sempre stata una gran passione. Nel tempo non ti nascondo che, come dire, l'altalena delle gestioni magari mi ha distratto, mi ha fatto passare la voglia. Ho avuto una grande stagione di impegno da amministratore pubblico come assessore allo sport. Io ho sostenuto l'epoca, come dire, fui uno dei responsabili dell'allontanamento di Bovini, vero, sparai vero, nel giornale, vero. E agevolai l'arrivo di Mancini. Poi fu una grande stagione quella come assessore allo sport, insomma, arrivammo ai massimi livelli con anche la mia vicinanza amministrativa. E oggi bisogna registrare, diciamo, una fase nera, critica, salvaguardata in parte da una grande opera di convincimento di Ghinelli, grazie al quale abbiamo salvato il salvabile. Ora credo che questa società possa migliorare le prospettive. Ho conosciuto la Cava, mi sembra una gran persona, una persona per bene, solida, e sicuramente la società va rinforzata, servirebbe un maggiore protagonismo di qualche aretino. Però il calcio è particolare, oggi l'economia è quella che è e non sarà facile. Comunque vediamo di accontentarci, perché penso che il calcio va fatto a misura, cioè ognuno deve fare il calcio che si merita. Vero. E che si può permettere soprattutto. Pienamente. Cioè è quasi meglio divertirsi a livelli inferiori che esagerare e salire sulle montagne russe ogni 3-4 anni, avere problemi con qualche birbante o delinquente che viene a Arezzo per fare il fenomeno. Cioè, bisogna affidarci a persone serie, è meglio fare un percorso di lungo periodo. Anch'io ho sostenuto l'Arezzo attraverso Estra per il salvataggio, Ghinelli si è affidato a noi per l'ultima cifra che mancava per raggiungere i famosi 372.000. Io non sono rimasto bene dalla gestione dei curatori, col quale sto anche avviando contenzioso, perché gli ho dato il fatto avere un contributo di 30.000 euro insieme a CoinGas in cambio del brand sui pantaloncini e comunque di una certa visibilità dell'azienda che ancora sto aspettando, e mi risulta che i curatori non abbiano trasferito questi impegni
alla nuova società, quindi mi dispiacerebbe molto se la nuova società dovesse scontare comportamenti discutibili dei curatori. Sono personaggi un po' particolari questi incaricati di pubblici servizi. Comunque confidiamo che si risolva. Ti sei fatto un'idea del perché ad Arezzo lo sport non è mai arrivato in nessuna disciplina ai massimi livelli? Perché? Ma se ne fa tanto di sport, c'è un'intera città che si dedica, sì, con passione. Però in non siamo mai arrivati. Non ci abbiamo mai avuto un vero imprenditore sportivo. Sta nascendo qualcosa di importante, o meglio, si sta consolidando con la SBA. Vedi, c'è Mauro Castelli che ha, secondo me, le caratteristiche giuste. Vedo quanto si impegnano nel parasport, la gestione dell'impianto, anche noi ci abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ora fatto un ampliamento. Lui o la sua società potrebbero avere le caratteristiche per arrivare molto in alto. Bisogna crederci e bisogna sostenerle queste iniziative, però non è più il tempo, no? Non abbiamo mai avuto il Monte dei Paschi, sì, avevamo la Banca Etruria, ma non è che dava quanto il Monte dei Paschi. Questa è una città che ha una ricchezza segmentata, disseminata, ma non eccessivamente concentrata, no? Non c'è più la Lepore di un tempo, non c'è più la 1R di un tempo, ci sono tanti imprenditori ma pochi che cercano una grande visibilità, quindi non è per salire, servono imprenditori sportivi e grandi sostegni economici. E soprattutto servirebbe un soggetto che coincide o fa coincidere due figure. Un uomo appassionato, capace di essere imprenditore sportivo, che non è la stessa cosa di fare imprenditore, ma anche titolare o a capo di un grande gruppo industriale. Se tu guardi in giro per l'Italia, c'è sempre queste due caratteristiche che si sommano. Oppure uno che viene da fuori si appassiona, però. Forse l'occasione l'abbiamo persa negli anni 80, perché io ricordavo proprio nella scomparsa di Narciso Terziani, che a quell'epoca Narciso Terziani ebbe un grandissimo merito, non solo di averci messo i soldi, ma di non essere mai stato il padre padrone, no? Perché riuscì a coinvolgere tanti imprenditori, mi ricordo, insomma, c'erano tanti, orafi e non solo, la società che era costituita da una decina di imprenditori. Ecco, lì veramente c'era la possibilità, volendo, credendoci. Forse è mancata la figura manageriale di riferimento, come hai detto te. Manageriale, ma in ambito sportivo, perché bisogna sapere. In ambito sportivo, sì, è chiaro. Già. E questo, comunque hai fatto una giusta riflessione, poi gli arettini sono un po' così. Non è così scontato. Ci sarebbe qualche grande imprenditore, no, che potrebbe adottare un ambito sportivo e tirarlo su verso Bertelli, però insomma anche lui è un personaggio sotto la dimensione internazionale e magari non si appassiona, però c'è anche qui, un passo di qui, sto pensando, c'è anche Monnalisa che ha fatto investimenti in ambito sportivo, però sempre, come dire, fino a un certo punto, però se è uno che paga e basta non funziona, ma se si appassiona è un'altra cosa. Non abbiamo avuto fortuna in questo. Se invece d'avere la passione per la vera avesse avuto quella del calcio, a quest'ora saremmo a parlare di Champions League, probabilmente. Bravo, hai capito. Però come dire, si può anche aspettare lo straniero buono, no? Ci sono tanti imprenditori stranieri che si affacciano in Italia. Magari un giorno ne godremo anche noi, però speriamo bene. Aspettiamo. Santino Cherubini una volta fece uno sketch nell'Abramovic di Rigutino, non so se te lo ricordi, il famoso bustino. Aspettiamo lui. Vai, aspettiamo l'Abramovic di Rigutino, di Spoleto. Vai. Va bene, allora, grazie Francesco, grazie, è stato un piacere, una bella chiacchierata informale.
Quindi ti auguriamo buon lavoro, sappiamo che sei molto molto impegnato, quindi con questa azienda che è in grandissima crescita. Grazie, a presto, alla prossima. Ciao Francesco, ciao, ciao grazie. Ciao. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.